Sono arrivata a Milano il 9 di dicembre del 70. Ho trovato questa casa, ho trovato il lavoro. Poi nel frattempo il mio datore di lavoro mi ha detto perché non ti metti a studiare, mi ha mandato dalle suore orfeline. Dopodiché ho incontrato mio marito. Non ho continuato a studiare, però sono sposata. Ho avuto due bellissime ragazze. Dopo la lotta che abbiamo fatto, anche se sapevamo un giorno che si sarebbe liberata, il giorno che ci è arrivata, siamo usciti tutti di casa senza niente. Non ci sembrava vero. Dopo 30 anni di guerra, dopo tutti questi morti, la signora dove lavoravo, quella di Torino, mi ha chiamato, chi dava un accendere la televisione, l'Eritrea libera. Eravamo felici, contenti, sembrava un sogno, capito? Poi dopo pian pianino abbiamo ragionato, come al solito ci siamo uniti e grazie al cielo l'Eritrea libera.